Perde la cap color, stiamo a posto, ma tutto fa schifo. Bottati! Ah! Nathan Drake da giovane, ci sta. Ma sbaglio, io sono più basso di lei. Non devono conquistare l'area. Sentite la valle del lì. Vabbè, cominciamo bene, raga. Cominciamo bene perché il joystick si è scaricato. È caduta pure la cuffia, per ricordare i vecchi tempi quando le cuffie cadevano. Ultimamente non sono più cadute, non si sa come. Ma vabbè. Salve a tutti ragazzi, con voi Vincent e siamo in un altro video, vabbè, di Uncharted. Ok, sto giocando ad Uncharted. Ma parlerò nel frattempo di un argomento molto serio, che devo dire la verità, mi ha dato dell'headshot molto fastidio, ed ecco perché diciamo non ne sto più tirando molto fuori. Riguarda GTA 5 e i suoi bug, più che altro GTA Online c'ha molti bug, purtroppo molti glitch. Non mi riferisco alle mod, insomma a quelli che utilizzano le mod, ma semplicemente alcuni di questi bug che tra un po' vi parlerò. Se non memina questo, non è temino io. Penso che sarete a corrente, anche perché non è un bug nuovo, cioè è un bug che già si era sentito da molto tempo, del centro operativo mobile. In cosa consiste questo bug? Consiste nel fatto che la caccia tua, se ti stai fermo, uno ci mette un veicolo dentro, però quando si esce dal centro operativo mobile, in qualche modo quello che ci mettete dentro scompare. Insomma, qualsiasi veicolo, ci mettete anche una moto, scompare. Dile tu ste preghiere. Scommetto le sai dire meglio di te. Il problema quale? Perché ne sto parlando? Mi ha dato fastidio, ovviamente. Perché, mi spiace dirlo, ma è capitato a me e ci sono rimasto malissimo. Mocca a me. Cioè, mocca qua. È grandioso. E che caspita. Un bel giorno riuscì, dopo tanta fatica, perché io non sono uno di quelli che shoppano, spendono i soldi veri per avere dei soldi virtuali. Con GTA? Mai. Non c'ho mai... Noccio miseria. Non ho mai avuto, insomma, il pricio di farlo. Non per entrare nei particolari, perché sicuramente non me ne frega niente. Per arrivare al punto, al nocciolo della questione, io un bel giorno riuscii a guadagnare con tanta fatica la bellissima DeLorean. Non ci sono mai riuscito a fare una cosa del genere. Sono stupito, perché esiste una macchina volante anche su GTA Online. Nello stesso tempo che stava di volante, si è messo a volare Nathan Drake. Con tanta fatica e dedizione, prendermi questa DeLorean. Non so quando, ma lo farò uscire il video dove ti spacco la testa. Vado a comprare questa DeLorean. Dopo un po' di giorni, avevo guadagnato i soldi per darti 4 mazzate in testa. Avevo guadagnato i soldi per aggiungere i missili. Io odio quando ti fai atterrare, che poi è un casino. Porca miseria. Urco can. In tutti quei veicoli ci potete aggiungere, come voi sapete, spero, si possono aggiungere delle armi. Quindi nel momento in cui voi avrete aggiunto questi missili, queste armi, che ne sono, una mitraglietta, caspita, ne so, quello che ci potete aggiungere, avrete, diciamo così, delle armi incorporate. Ma queste io devo fare per forza fare il giro, perché queste mi stanno ammazzando. Una piccola informazione, c'ho ancora il joystick mezzo scassato, quindi stiamo a posto. È l'anima tua. No, sono un po' in difficoltà. No. Aiuto. No. Scusate ragazzi, devo un po' interrompere. Stavo dicendo, volevo mettere i missili in questa
benedetta DeLorean. Per poter aggiungere delle armi in questi veicoli bisognava per forza andare al centro operativo mobile. Il problema è che quando l'ho messo nel centro operativo mobile era uscito fuori dal bunker. Non mi ricordo per quale motivo. Quindi era uscito dalla motrice nel centro operativo mobile. Quando sono entrato nel rimorchio, praticamente non c'era più la DeLorean. Era scomparsa. Come se il centro operativo mobile, o più che altro il rimorchio del centro operativo mobile, se lo fosse ritucchiato in una strana dimensione. Oppure, boh, se l'è mangiato, boh, non lo so. Che fine ha fatto con la DeLorean? Inizialmente non mi ero ricordato di questo bug. Dopo un po' ci avevo pensato, avevo detto, puoi vedere che è scomparso proprio per colpa di questo bug? E ciò vuol dire che la famosa Rockstar Game non l'ha per niente risolto? Non l'ha ancora fixato? La stava e là è rimasto il bug. E allora, giustamente, venendo a capo una cosa del genere, non si ingacchia? E voglio che si ingacchia. E qui volevo andare a parare questo esempio. Piccolo piccolo. Ecco perché io questo video l'ho chiamato una cosa del genere. Io odio GTA. Vorrei tanto dire alla Rockstar Games, ci avete un videogioco che vi fa guadagnare un pozzo di soldi. Ci giocano sto gioco un bel po', perché comunque è famoso quello, quell'altro. Appunto che ci giocano un bel po' di persone, ma risolvetelo sto problema. Non so in quante persone, no, ancora lo utilizzano sto centro operativo mobile. Proprio non mi è andato giù questo problema, e quindi ci ho rinunciato. Tanto che l'ho pure venduto GTA 5. Mi spiace tanto, ma io, a perdere la Capcom Love, che non risolvono sti problemi. Vabbè, non dico il problema di come si chiamano loro, degli hacker, di quelli che utilizzano le mod, quelle cose lì. Anche se anche quello, diciamo, è vergognoso, perché il gioco è il tuo. Se ti levi, se non lo risolvi, poi ci perdi, cara Rockstar Games. Perché se i modem si givano ovviamente anche i soldi virtuali, i soldi quelli virtuali che tu li puoi comprare grazie ai soldi reali, fino a quando non c'erano sti modem ci andava a guadagnare. Adesso non ci guadagni più, perché se ci sono quelli che barano, perché alla fin fine è barare, poi ognuno la pensa come vuole. Ma non voglio parlare di sto problema. Possono anche non risolverlo, ma almeno risolvete il problema del centro operativo mobile. Insomma, sti problemi che alla fin fine sono piccolezze, cioè si possono benissimo fixare. Probabilmente i giocatori saranno contenti se risolvono, insomma, sto problema, Invece no, come al solito non gliene frega niente. Intanto i giocatori che vengono fregati in questo modo, e quindi stati bene e mandiene di forte. D'altronde sanno che sono una grande casa produttrice di uno dei videogiochi più popolari, insomma, in sto mondo, e quindi dicono che me ne frega. Io fin quando riesco a guadagnarci, anche se ci sono sti problemi nel mio gioco, a me non me ne frega più di tanto. Tanto, sempre guadagno. Da una parte è giusto, da un'altra parte fa proprio schifo come ragionamento. È come se fosse nel caso della Apple. I primi anni che la Apple iniziò, insomma, a vendere sti benedetti iPhone, ci avevano messo un piccolo particolare. Lo avevano programmato la fine definitiva di un telefono, di uno smartphone. Quindi vuol dire che, tipo, dicevano, il primo gennaio di sto anno, tipo del 2020, il telefono si deve sfasciare, così smetterà di funzionare. E questo per loro era un bellissimo modo, proprio geniale, una genialata,
proprio schifosa, per riuscire a guadagnare più soldi, perché giustamente se i telefoni ci scattavano, poi le persone dicevano: oh, si è scassato il telefono, mo me ne vado a comprare un altro dalla bellissima Apple, dalla geniale Apple, che c'ha una mente geniale, un telefono geniale e tutto il resto, una programmazione geniale, tutto geniale, ma tutto fa schifo, perché la gente per queste cose si incazzano. Non è che se va a scassare il telefono, arriva quel giorno, si scassa, ogni volta va così la storia. E non è che vogliono ogni volta spendere i soldi per la loro bella faccia. Eh no, cioè, vorrebbero che il loro telefono riesca a durare fino a quando non si scassa, ma si deve rompere. Ma se questa non si ripra, stanno proprio piccate. Dai, si va avanti con lo stesso telefono. Lo fanno apposta proprio per guadagnarci. Alla fine ci ho guadagnato, cioè l'ho venduto il videogioco, quindi io ci ho guadagnato, loro ci hanno perso in un certo senso, ma alla fine loro pensano: vabbè, tanto non è che tutti, vedendo sto fatto qua, non giocheranno più al nostro videogioco. Ci sono già 3000 persone che ci giocano. Questo però se muore e beccamelo, è inutile. Questo mi è spawnato davanti proprio così. Questo è il posto tragico che io odio. È uno di quei posti che poco puoi fare. E forse mi conviene farlo così, va? Mi aiuterò. Ecco, poi ci sono anche ste robe. Oh, 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 bimbi! Oh, oh, cavolo. Ah, mi sono fatto male pure io. Mi sono fatto di nuovo male io. Ah, tutto questo per dirvi io non ci giocherò più a GTA, perché se ci devo sta a perdere per colpa di sti bug, io proprio non ci tengo. Senti lì, fa un piacere a me. Non ero proprio un pro, però che cavolo, che ci devo rimettere per colpa di sti bug, proprio non ci tengo. Anche perché mi hanno veramente fatto innervosire, come mi sta facendo innervosire lei. Come disse anche a Cozzalone, voi soffrite perché vi tagliate. Provate a non tagliarvi e vedete come non soffrite. La stessa storia, questo. Stai soffrendo perché non fai niente. All'ultimo ha fatto qualcosa. E continua, cioè non è che mi aiuta. No, ti stai. Poi se atterrano pure te, già mancano 9 KO. Muoviamoci. Madonna! Cacare sotto. Pensate voi. Bottati! Tanto, chi non muore. Siri. Aiuto! Raga! No, non mi dire! Ma che sei seria? Oh! È il momento di buttare in aria questo! No! Dai, dai, fai qualcosa, fa qualcosa! Avrete pensato, per una cosa del genere tu hai deciso di non giocarci più? Sarei tanto curioso di sapere quanti bug si sono visti fino ad ora, quanti ne hanno fissati. Questo che fa? È arrivato Tarzan. Vabbè, è arrivato Tarzan della situazione. Dai, 8. Porca miseria. Oh, oh, aiuto. Buongiorno. Vabbè, diciamo che ho finito il discorso, va. Ma porca miseria, ti levi davanti alle scatole. No, veramente questo mi sta antipatico proprio. No, no, io ho finito. Volevo semplicemente spiegare questo problema, che poi sicuramente tutti lo sapevano, sto problema, non l'ho sempre saputo. Non è manco l'unico problema, perché ce ne sono tanti altri di problemi. Ho preso un altro, in modo che se ci troviamo in difficoltà, e sicuramente ci troveremo in difficoltà. Ti è giusto sto colpo in testa? No! Cattivo! Ma porca miseria! No! Dai, no, Elena, Elena, Elena. Dai. Porca miseria, no! Ne mancano 3, dai, non me lo fare di nuovo, eh. Essa
Ma vedi questo. Elena, io scappo un attimo. No! Dai! Dai, cavolo! Non mi sono mai piaciuti quei babbei. Grazie di averli resi. Vabbè, finisco questa partita, poi ci salutiamo. O almeno vi saluto. Madonna. Ecco, lo sapevo. Ma porca miseria, dovevano ancora finire le munizioni. Muoio che mi devo incazzare. Cosa prendi? Ma tu guarda dove si devono trovare tutte ste armi. Urko Khan. No. Ehi Elena, non ti posso salvare, addio. Di addio al mondo, guarda. Questi mi stanno facendo vedere veramente i sorci verdi. Soprattutto quelli. E state fermi, madonna santa, questi esplosivi. No, tu, stanno tutti qua. Stanno tutti qua. Non riesco a fare niente. Vabbè, poi mi lanciano pure le cose. Guarda quanti sono. Mi sono salvato all'ultimo, raga. Io sarei morto lì. Sarei dovuto morire. Spero che questo video vi sia piaciuto, per dire. Era solo un video dove volevo dire la mia su questi problemi. Anzi, direi proprio per concludere al meglio di fare un bello spacchettamento. Faccio quelli dei 150 perché si trovano più cose interessanti. Di Raja, che piacere. Sbaulamento, in realtà. Rosa metallico. A noi mi piace tanto. Cappello da allevatore. Ce l'avevo anch'io. Era più o meno lo stesso colore. Ed invernale. Mo. Para proprio un pagliaccio. Fatemi sognare. Rafe rampante. Sullivan invernale. Peccato che se avessi vinto almeno una sfida avrei avuto più reliquie, ma vabbè. Elena Scozia. Vediamo com'è. Perché in Scozia non si è mai vista. Ah, ok. Lazarevic nuovo tenente. Ci basta anche quello nulla tenente. Non tiene niente. Oh, Uncharted 2. Questo è l'ultimo baule, quindi vediamo un po' cosa esce. Dai, qualcosa di grandioso. Rafe Scozia. Ma sì, dai. È uscito comunque qualcosa di bello. Dopo questo piccolo spacchettamento direi che possiamo finirla qui. Ovviamente la puntata non era incentrata sulla partita di Uncharted 4. Semplicemente volevo fare qualcosa di meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Soprattutto commentate per dirmi cosa ne pensate, per dire la vostra, insomma. Se voi non siete d'accordo, vabbè. Buonanotte.